Allora, le motivazioni che ci hanno portato qua oggi sono un po' particolari. Ospite da qualche giorno nella nostra città c'è un ragazzo che si chiama Tierno. Allora, Tierno è venuto in Italia per un unico motivo, perché suo fratello Musa ha trovato la morte non più di un anno fa all'interno di queste mura. Una morte assurda, perché Musa era stato vittima di un vile pestaggio nelle strade di Ventimiglia. E nonostante questo, visto che era una persona senza documenti in regola, anziché ottenere le cure necessarie, è stato rinchiuso nei centri per il rimpatrio. Centro da cui uscirà solo morto, morto suicida, con delle responsabilità gravissime di chi allora gestiva il CPR, la prefettura di Torino, la questura, l'ente gestore, ma non solo, l'ordine dei medici che in maniera assolutamente irresponsabile aveva deciso di entrare in questa struttura per coprire, per dir loro, alcune carenze mediche senza preoccuparsi che le carenze mediche e psicologiche erano causate dalla struttura stessa. E allora oggi Tierno è qui perché aveva chiesto di depositare un mazzo di fiori nell'esatto posto dove suo fratello ha vissuto gli ultimi attimi. Ebbene, questa settimana noi siamo andati, abbiamo depositato in prefettura una richiesta che facciamo in realtà molto spesso. È una richiesta di monitoraggio di quello che avviene in queste zone, visto che sappiamo essere zone da cui non esce più voce. Dal 2020 vengono sequestrati i telefonini. E questo ha fatto sì che tutte le denunce quotidiane che venivano mandate fuori da chi viveva la mancanza del proprio diritto e della propria libertà venissero silenziate. Questo è un luogo opaco, come spesso viene definito, ma è un luogo soprattutto oscuro dove i diritti più fondamentali delle persone vengono negati. E non lo dice solo chi si rapporta direttamente con i detenuti, trattenuti, definiti in maniera assolutamente ridicola ospiti, lo dicono anche le varie denunce dei garanti dei diritti che di questi posti parlano sempre come luoghi di inabissamento del diritto. Come dicevo prima, abbiamo depositato questa richiesta affinché entrassero il CPR Tierno per depositare i fiori. Tre persone definite attiviste, cioè persone che cercano di occuparsi di queste tematiche, ed un avvocato. Ebbene, fino a venerdì sembrava che questa possibilità ci fosse, anche perché appunto la città di Torino, rappresentata dal sindaco, dei consiglieri comunali, hanno gestito con molta piaggeria la presenza di Tierno. Tutti a fare salamalecchi per avere la foto di rito. Tutti per andarsi a pulire la propria coscienza di fianco a lui. Peccato che poi il motivo di base per cui fosse qui, cioè entrare nel CPR, non sia stato minimamente preso in considerazione. E quindi noi oggi siamo qua per l'ennesima volta fuori da queste mura, solo perché la prefettura, ben conscia di quello che c'è qua dentro, non vuole che occhi esterni che non hanno nessun motivo di entrare per guadagno possano vedere quello che succede. In realtà quello che succede noi lo possiamo vedere anche dall'esterno. Non più tardi di giovedì scorso sono venuta a prendere una persona che usciva dal CPR, come spesso accade, verso la notte, li rilasciano verso le 7-8 di sera, persone che molto spesso non vengono neanche catturate sul territorio di Torino. In questo caso era un uomo che arrivava da Padova e che quindi su Torino non aveva nessun aggancio, cosa che, ripeto, avviene molto spesso. Ebbene, quest'uomo da me è stato accompagnato immediatamente all'ospedale perché su dichiarazione stessa dell'ente gestore di giovedì sera era pieno di psicofarmaci fino a sospettare addirittura un'overdose. E su dichiarazione dell'ente gestore questi psicofarmaci vengono richiesti dalle persone recluse. Posto che può anche essere vero che i psicofarmaci vengano richiesti perché sono in una condizione di totale ansia, insicurezza, non sanno cosa ne sarà del proprio destino, possono essere rimpatriati, possono essere liberati, ne possono succedere di ogni. Il CPR è un luogo in cui quotidianamente avvengono cose, in cui quotidianamente la gente inizia a scioperi della fame, quotidianamente si ribella a ciò che avviene e che li fanno patire. Quindi è un luogo che produce di base un'ansia molto alta, perde il sonno, è assolutamente normale, quindi può essere vero
che siano gli stessi trattenuti che chiedono gli psicofarmaci. Dopodiché, ridurre la persona, come l'ho vista giovedì sera, cioè in condizioni di non stare in piedi e di rischiare sulla propria pelle, non è una cosa che è accettabile che avvenga da nessuna parte, neanche dovesse essere stata richiesta dalla persona, perché è stata messa in una condizione di pericolo. Queste sono cose che sono anni che vengono denunciate. È vero che dopo che Mussa è morto, un po' della cartina fumogena è caduta e li ha costretti in qualche modo a rivedere alcuni paradigmi. Prima il CPR era un luogo in cui pioveva dentro, prima il CPR era un luogo dove addirittura il riscaldamento funzionava un giorno sì e tre no, il cibo era schifoso e molto spesso si sospettava venisse edulcorato anche lì con psicofarmaci, soprattutto nei momenti in cui le ribellioni non erano singole, ma iniziarono ad avere una forza collettiva. Alcune cose sono cambiate, e se alcune cose sono cambiate, va detto in maniera molto chiara, ed è tragico, ma è così, è merito di ciò che Mussa ha fatto. Mussa, suicidandosi, ha fatto cadere il velo di chi ancora riusciva a dire che questi luoghi sono migliorabili e quindi, come l'Ordine dei Medici e come altre situazioni, entrava qua dentro pensando che con delle piccole correzioni, qualcosa che invece un inabissamento totale verso un baratro, potesse riprendere un aspetto di vita. Non è così, infatti lo dimostra appunto il cambiamento prodotto dalla morte di Mussa. Mussa, morendo qua dentro, ha costretto il CPR a rivedere un po' le strutture. Quindi nelle strutture non piove più, il cibo fa un po' meno schifo, c'è riscaldamento quest'estate, c'era addirittura, e dico addirittura perché i luoghi in cui normalmente si vive come se fosse in un container, avere l'aria condizionata sembra una roba da grand hotel. Ma questo non ha cambiato le condizioni di insicurezza in cui le persone vivono, perché nessuna informativa viene fatta loro su che cosa sarà della loro vita, nessun accesso diretto alle leggi della difesa e della protezione internazionale viene loro spiegato, non vengono molto spesso dati le liste degli avvocati che noi proponiamo, che sono avvocati molto sensibili al problema e quindi finiscono in mano ad avvocati che fanno quello proprio solo per campare, e quindi poi quando gli tocca andare alla convalida dell'arresto, l'arresto viene sempre convalidato, anche lì convalide che normalmente durano 3 minuti, cioè in 3 minuti un giudice di pace decide delle sorti di una persona. Questa insicurezza continua a rimanere alla base delle condizioni di vita del CPR, e questa insicurezza, questa mancata capacità di elaborare sul proprio futuro, viene poi gestita come vi ho detto prima, elargendo grandissime dosi di psicofarmaci. L'ultima volta che abbiamo fatto l'accesso agli atti per capire che quali fossero le medicine che l'infermeria del CPR gestiva, il Rivotril, che è un farmaco antipsicotico e miorilassante, normalmente utilizzato per le crisi epilettiche, perché proprio lo dice lo stesso termine, antipsicotico vuol dire che cuoce il cervello, miorilassante vuol dire che rilassa il corpo. Questo farmaco è da anni il primo farmaco comprato dall'infermeria del CPR. Come è possibile che qualsiasi medico, qualsiasi infermiere, qualsiasi psicologo entri qua dentro, non si stupisca di fronte al fatto che da anni il primo farmaco di un luogo dove gli autolesionismi sono all'ordine del giorno sia comunque il Rivotril e non un disinfettante banalmente? Perché nessuno se lo chiede? Perché è il modo con cui queste strutture vengono gestite e chi entra deve accettare questo modo. Dicevo prima, ci tenevamo a far entrare Tierno, ci tenevamo ad entrare non solo per verificare con i nostri occhi le strutture che oggi ci dichiarano appunto un po' migliorate, ma soprattutto per parlare con i detenuti, con quelli appunto che ridicolmente vengono ancora definiti ospiti, ospiti che non possono uscire, ospiti che non hanno nessuna possibilità di decidere il loro futuro. Non siamo riusciti a entrare
perché la prefettura adduce alcuni motivi burocratici. In realtà noi non siamo riusciti a entrare perché, come sempre, non vogliono farci entrare. La società civile da questi luoghi viene espulsa perché sanno che, al di là delle condizioni politiche di lettura di luoghi come questi luoghi non sono legali. Al di là di quella che possa essere la nostra considerazione su logiche come queste, che sono ovviamente inaccettabili, ma anche fosse, comunque, che li accettiamo, non sono in regola, non sono legali. La stessa dimostrazione di come vengono utilizzati gli psicofarmaci è l'evidenza del fatto che qualcosa qua dentro non va come la legge dovrebbe prevedere. E quindi innalzano i muri. I muri sono stati non solo le mura entro le quali loro vengono rinchiuse, ma sono la mancanza di accesso all'informazione, la mancanza di accesso ai telefonini e la mancata possibilità di avere presenze altre da quelli che sono coloro che li detengono. Purtroppo questa è la condizione del CPR da anni. Ribadisco che Mussa è stato molto importante per la città di Torino perché ha fatto cadere quel velo di ipocrisia dietro il quale tantissimi si sono nascosti, ma veramente tantissimi, e ha spinto affinché la città in qualche modo si mobilitasse. Forse vi ricordate anche voi la manifestazione in Piazza Castello con tutti gli avvocati togati, le grandi manifestazioni fatte dopo la morte di Mussa. Peccato che, come scrivevamo sul volantino, il sonno della ragione recupera qualsiasi fremito. E quindi oggi, di nuovo, davanti al CPR, purtroppo siamo in pochi. In pochi, perché purtroppo dentro oggi ci sono ancora 122 persone controllate normalmente da un numero di polizia, uno a uno, come se fosse una specie di... Ieri c'era un'assemblea sul diritto in cui si diceva che il CPR è una specie di carcere duro, 41 bis non sanzionato. E come sempre questo è appunto il modo con il quale detengono sotto il tappeto il problema, un problema molto semplice che si chiama immigrazione, che hanno voluto rendere clandestina, che rende perché clandestina i viaggi pericolosissimi e che non finisce il pericolo con l'arrivo sulle città dell'Europa, perché in Europa, se non riesci a mettere a posto i tuoi documenti, diventi una preda. E Mussa ben lo dimostra, ripeto, nonostante fosse vittima di un pestaggio, chi è stato recluso è stato lui. Ovviamente ha deciso che da questo luogo sarebbe uscito. E come spesso dimostrano i gesti definiti anticonservativi, cioè gente che si taglia, gente che inghiotte pile, lamette, detersivi, che si impicca e che, nonostante tutte queste cose, da lì non esce sull'ambulanza perché le gestiscono le infermerie interne, ripeto, in cui il Rivotril continua a essere il primo farmaco comprato. Allora Mussa ha messo in atto quello che tutti mettono in atto qua dentro. Gli unici tentativi che hanno di liberarsi, che sono solo due: o farsi del male o sfasciare tutto. Non ci sono altre possibilità quando si è rinchiusi da dentro, silenziati, da soli, abbandonati dalla società civile. O ci si fa del male o quel posto prende fuoco. E due settimane fa, legittimamente, una zona è andata a fuoco, ma 7 persone sono state arrestate, tradotte in carcere per quell'incendio. Piccolo dato particolare, l'ultima volta che è successo che 3 persone venissero arrestate nel CPR di Torino per aver distrutto un'area, sono state sottoposte a un processo in cui i giudici li hanno scagionati, perché pure per un giudice difendersi con la violenza di fronte ai diritti negati è legittimo. Quindi bisogna dirla a questi ragazzi: se vi ribellate è giusto. Di fronte a queste cose l'unica possibilità che avete è sfasciare. I CPR si sono chiusi sempre solo per la forza di innesco che hanno avuto le persone lì dentro rinchiuse, e che quando hanno trovato il modo di fare una rivolta collettiva hanno distrutto queste carceri. Noi da fuori dovremmo essere solidari a questo, alla loro liberazione, non alla loro compassione. Io non sono qui per venire a recuperare le persone negli stati in cui normalmente li recupero. Sono qui per fare in modo che strutture come queste e le logiche aberranti di confini e di privilegio che l'Europa trattiene su di sé con la violenza nei confronti di paesi altri smettano di esistere.